Bentornati a Madre Terra e oggi parliamo di turismo sostenibile. Proprio quest'anno, il 2017, è stato proclamato dalle Nazioni Unite anno mondiale del turismo sostenibile. Perché? Perché il turismo sostenibile è una priorità dell'ONU, è una priorità mondiale. Per quale motivo? Ma perché il turismo è aumentato in modo enorme, si aspetta un ulteriore aumento del numero di turisti nel pianeta dopo l'accesso a una migliore disponibilità economica di paesi come la Cina, l'India, il Brasile, molte aree dell'Asia, alcune anche dell'Africa, del Sud America, e quindi molte più persone vogliono visitare il mondo, vogliono guardare, vogliono vedere. Questa è una cosa positiva da un punto di vista dell'interscambio culturale, delle politiche di pace, nel senso proprio che chi si conosce magari evita poi di farsi le guerre, quindi è importante questo scambio culturale. Però quale può essere l'impatto negativo? L'impatto sull'ambiente, perché ovviamente quando negli anni scorsi abbiamo superato il miliardo di persone che si muove all'anno per viaggiare e fare turismo, e nel 2020 si parla di 2 miliardi, quando questo significa la moltiplicazione dei viaggi in aereo, e gli aerei vanno, come dire, finora a combustibili fossili, è ovvio che si sta iniziando a pensare a combustibili, almeno un mix tra combustibili fossili e combustibili di origine vegetale, che già sono migliori. Esistono anche scelte e iniziative futuribili, i primi aerei che addirittura usano l'energia solare, però è chiaro che alcuni sono ancora prototipi. In ogni caso, solo la mobilità in aereo procura sicuramente un impatto ambientale, ma poi se pensiamo che ogni attività turistica necessita inevitabilmente di mobilità, quindi trasporto, e spesso è con combustibili fossili, ospitalità in albergo, hotel, e questi alberghi e questi hotel, i bed and breakfast o quello che siano, sono riscaldati, usano moltissimo combustibili fossili. Bisogna mangiare, giustamente, allora bisogna vedere se mangi prodotti a chilometro zero o prodotti che vengono da lontano, e quindi ancora un impatto ambientale. Quindi complessivamente il settore turistico è un settore che è diventato sempre più impattante sull'ambiente. Allora che bisogna fare? Bisogna fare in modo che il turismo non sia impedito, anzi, è importante che ci sia il turismo come interscambio culturale, ma deve essere sostenibile. Bisogna abbassare drasticamente quello che è il consumo di combustibili fossili per alimentare le varie realtà connesse al turismo. Su questo e su che cosa significa turismo sostenibile, io ho scritto un libro, ho curato l'edizione di un libro che si chiama appunto, ed è qua, Turismo sostenibile, retorica e pratiche, e questo libro raccoglie, oltre ai miei scritti, dei contributi italiani e internazionali autorevoli su un tema di cui io pensavo esistesse molta letteratura. In realtà è uno dei primi libri che si scrive sul turismo sostenibile a livello universitario in Italia, è un libro edito da Aracne. Il disegno di copertina me l'ha regalato Fulco Pratesi, che è un emblema dell'ambientalismo del nostro paese. L'obiettivo è far discutere di questi argomenti. In alcune università è stato già adottato da alcuni miei colleghi professori, io insegno da anni a Milano Bicocca e a Roma a Tor Vergata, proprio nelle lauree magistrali collegate al turismo, e il tema della sostenibilità è centrale. E ne abbiamo parlato in una presentazione proprio al Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, al MIBACT a Roma, insieme alla sottosegretaria al turismo, ad alcuni autorevoli rappresentanze delle università italiane, in questo caso in particolare proprio di Milano Bicocca, di Roma Tor Vergata e di Napoli Federico II, con il direttore anche del Ministero del MIBACT nel settore turismo, cioè il direttore della direzione turismo di quel ministero, con l'obiettivo di creare sempre più consapevolezza su questo tema. Il turismo del futuro, soprattutto in un paese importante dal punto di vista turistico come l'Italia, deve essere sostenibile. Questo serve per l'ambiente, ma serve anche per la qualità della vita delle nostre città, d'arte, dei nostri patrimoni naturali, perché chiaramente un turismo non sostenibile rischia di compromettere la bellezza del bel paese. Quindi vediamo il servizio sulla presentazione del libro e poi anche un pezzo di una lezione proprio con i miei studenti di Roma Tor Vergata, che è stata ospitata presso una delle sedi di quello che era una volta il Corpo Forestale dello Stato, che oggi è il nuovo Comando dei Carabinieri, che vengono chiamati Carabinieri Forestali e si occupano
delle problematiche legate alla natura, alla lotta agli ecoreati e agli agroreati, alle ecomafie, alle agromafie, ed è importante che tutta la grande tradizione del Corpo Forestale dello Stato si rafforzi all'interno di questo nuovo ambito, che è quello del Corpo e dell'Arma dei Carabinieri, perché è fondamentale che il contrasto alla criminalità, che poi la criminalità ambientale danneggia in modo drammatico anche quella che è l'offerta turistica del nostro paese, quindi ovviamente le due cose sono molto collegate. Vediamo i servizi. Il turismo sostenibile sta prendendo sempre più piede in Italia e anche dentro le università c'è sempre più richiesta. Un modo nuovo di fare turismo che rispetti il territorio? Ma soprattutto considerando che le Nazioni Unite hanno deciso di dedicare il 2017 proprio al turismo sostenibile come anno internazionale, significa che oggi c'è la consapevolezza che se vogliamo veramente vincere la battaglia sui cambiamenti climatici, noi dobbiamo ridurre l'impatto ambientale del turismo, ma non ridurre la possibilità dei cittadini di poter visitare dei luoghi, di poter conoscere altre popolazioni, altri mondi, altre realtà, perché è fondamentale che il turismo aiuti il mondo a diventare sempre più un mondo di pace e quindi anche di conoscenza, di tutela delle diverse biodiversità che sono anche quelle umane. E il turismo sostenibile è fondamentale per poter reggere questa spinta del turismo. Ricordiamoci che qualche anno fa si è superato il miliardo di turisti che girano sugli aerei ogni anno e si parla nel 2020 di arrivare a 2 miliardi, quindi stiamo parlando di una cifra enorme che però rischia di avere un impatto ambientale molto forte se non creiamo e valorizziamo la sostenibilità. Quindi oggi il turismo sostenibile è già possibile, si tratta di informarsi, peraltro il web ha una grande potenzialità perché ormai il turismo in gran parte si sviluppa e attraverso il contatto su internet, e quindi quello che poi tra l'altro è spiegato anche nel libro, in realtà noi abbiamo molte opportunità per trovare turismo sostenibile. Io proporrò proprio oggi che nella finanziaria di quest'anno ci sia un eco bonus straordinario sul turismo sostenibile. Chi vuole riconvertire le strutture turistiche verso l'ambiente deve avere un sostegno reale da parte dello Stato. Grazie. Siamo con Dorina Bianchi, sottosegretario di Stato al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo. È stato approvato il piano strategico del turismo 2017-2022. In questo il turismo sostenibile come entra? Beh, piano strategico del turismo sostenibile, nel senso che noi, sia l'ONU parte come quest'anno come anno del turismo sostenibile, noi nel nostro piano abbiamo voluto intendere, abbiamo lavorato su quello che è il concetto di turismo sostenibile, non soltanto come concetto ambientale, ma anche come un turismo che va a migliorare i territori e deve causare un miglioramento dei territori. Ecco perché naturalmente noi parliamo di un turismo che viene spalmato per esempio su un territorio nazionale molto più ampio, quindi non soltanto sulle grandi città d'arte, ma viene a valorizzare quelle che sono per esempio tutte le città minori, che poi minori non sono perché sono davvero i luoghi dove vengono più vissuto quello che è il modo di vivere all'italiana, come nello stesso tempo di un turismo che non interessa per esempio il mare soltanto nei mesi estivi o la montagna soltanto nei mesi invernali, ma che viene appunto a interessare un intero periodo dell'anno, in maniera da avere una sostenibilità del turismo che investa più luoghi e più periodi dell'anno. I consumatori italiani chiedono un turismo più sostenibile, con delle strutture adeguate e in qualche maniera c'è la volontà di rispettare l'ambiente. Su questo i consumatori cosa ne pensano? Noi siamo d'accordissimo, anche perché bisogna recuperare questi gravi ritardi. Noi siamo qui al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il petrolio italiano. L'Italia non c'ha il petrolio, ma c'ha i beni culturali, c'ha l'ambiente, c'ha un patrimonio artistico, il buon vivere, il cibo, il made in Italy, e lo dobbiamo sfruttare. Possibile che altri paesi
riescono ad incentivare le presenze dei turisti anche con sgravi fiscali, con bonus, addirittura gli pagano l'autostrada e la benzina e noi siamo in ritardo. Bisogna colmare questo ritardo e bisogna fare in modo che si sviluppi davvero una delle principali attività di questo paese. Devo dire che vi invidio perché avete un professore che ha una passione ed una competenza veramente straordinaria, che ha dimostrato anche quando è stato ministro sia delle politiche agricole che dell'ambiente ed ha avuto con il Corpo Forestale un rapporto empatico, insomma, ed estremamente profondo. Devo dire che i temi di cui lui accennava stavano un attimo diciamo facendo mente locale a quella che è stata anche l'attività storica del Corpo Forestale dello Stato, che oggi appunto viene esplicata attraverso il Comando per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dell'arma dei Carabinieri. Cioè, quando il professore parlava di natura, di cultura, di monumenti, di storia, legati anche ad un'alimentazione sana e di qualità, quella che c'è nel nostro paese. Cioè, io ripensavo alle attività che nel tempo il Corpo Forestale ha svolto, e al di là diciamo dell'attività di conservazione, di tutela, che forse è quella più nota, il Corpo Forestale poi si è occupato anche della revitalizzazione di territori di montagna, di tutta la dorsale appenninica, che tra l'altro oggi, al di là insomma dei problemi legati agli eventi sismici, anche al maltempo e quant'altro, è martoriata, ma che rappresenta veramente il cuore dell'Italia, cioè il cuore che rispetto al tipo di attività, alla pianificazione del turismo e alla sostenibilità appunto di cui voi vi occupate, penso che sia veramente l'immagine anche più, non solo quella più reale, ma anche quella più nota insomma nel mondo. E oltre a questo, il Corpo Forestale si è occupato anche di un altro aspetto che forse è meno noto. Dopo che c'è stato il trasferimento alle regioni di buona parte del patrimonio dello Stato, cioè in Italia c'era quasi il modello francese dove c'è l'Office Nazionale Forest che gestisce tutto il patrimonio forestale, in Italia attraverso il Corpo Forestale dello Stato, attraverso l'azienda di Stato per le foreste demaniali, venivano gestiti quasi 1 milione di ettari di foreste che poi sono state trasferite nel 1977 alle regioni. Ebbene, di questo patrimonio, oltre alle riserve naturali che costituiscono diciamo i gioielli preziosi che spesso sono contenuti all'interno dei nostri parchi nazionali, ma anche all'esterno dei parchi, è stato conservato un 1% di questo patrimonio su cui sono state impiantate, si chiamavano allora delle aziende pilota sperimentali, che non hanno fatto altro che conservare anche quel patrimonio di interesse zootecnico, di interesse agricolo, che il mercato avrebbe espulso dalla produzione perché erano prodotti locali, prodotti tradizionali che non erano competitivi rispetto all'agricoltura che si è evoluta in senso produttivo, e che però noi ci siamo preoccupati di mantenere insieme alla componente paesaggistica che caratterizzava questo tipo di attività. Quindi non voglio dire le frasi sempre abusate nel tema, insomma, però diciamo che siamo stati anche un po' antesignani di quello che poi sono i modelli che l'Italia deve cercare di conservare e soprattutto di valorizzare attraverso diciamo lo studio che voi fate, attraverso diciamo questo tipo di cultura che speriamo che effettivamente possa prendere piede nel nostro paese per far sì, cioè, che naturalmente le risorse che noi abbiamo possono essere valorizzate ed apprezzate con finalità economiche, che poi significa la rivitalizzazione di questi territori che purtroppo rischiano di non avere non solo valorizzazione ma addirittura di andare verso il degrado e l'abbandono proprio per la mancanza dell'elemento principale che è l'uomo, che in qualche modo deve continuare ad essere il centro di queste attività. Per cui io, oltre a salutarvi con grande affetto, insomma, mi auguro che i vostri studi proseguano con entusiasmo, e noi siamo qui a disposizione, i colleghi, il colonnello Manicone
è un vulcano nella sua attività di promozione delle attività dell'ufficio per la biodiversità, e all'interno dei nostri uffici non si fa solo conservazione, ma si fa anche sperimentazione di modelli appunto sostenibili, e quindi sicuramente ci sarà del materiale sicuramente interessante per voi. Mi auguro che sia proficuo non solo l'intervento, ma anche poi la sollecitazione che potrà esserci nei vostri confronti per un dibattito e un dialogo. Il colonnello De Franceschi si occupa da anni dell'attività appunto di garantire la sicurezza agroalimentare, ma diciamo lo fa con un approccio non tanto repressivo, cioè di andare a perseguire quelli che sono i comportamenti illeciti, ma con un approccio appunto legato alla conoscenza dei processi, alla conoscenza della realtà e spesso anche diciamo al patrimonio culturale che c'è dietro insomma la produzione dei nostri del nostro Made in Italy dal punto di vista alimentare così famoso e di grandissima qualità. Quindi vi auguro buon lavoro e le migliori fortune insomma per proseguire la vostra attività.